Allora, Chiara è completamente tutta pronta. Dai, andiamo allora, andiamo tutti insieme. Andiamo. No, andiamo tutti insieme allora, dai, andiamo. Siamo al Teatro Chuck, dove Chiara farà le due serate consecutive di saggio. Ci sono Chiara e Diego, ma chi solamente tu? Insieme a mamma Giulia non ci fermiamo più. Il nostro mondo è questo, scoprilo pure tu. Viviamo dentro un film, chi sono quelli lì? Che provano a imitarci, sono solamente fake. Originali sì, non come quelli lì che fanno solo bla bla. Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme. Ciao a tutti, macchiette e macchettine, e benvenuti in questo nuovo Folle Vlog! Ebbene sì ragazzi, siamo in trepidazione perché Chiara avrà due giorni interi di saggio e noi l'accompagneremo in ogni suo spostamento. Aspettate, allora io sono andata dalla danza fino dalle 3 fino alle 7 okay. Meno un quarto. E poi sono venuta a casa per mangiare. Aveva le prove oggi pomeriggio, sì. L'abbiamo presa un quarto d'ora fa. Mi hanno truccato la danza però. Mi devo mettere il rossetto. Si deve un attimo sistemare. Difatti, nel mentre che noi stiamo chiacchierando, vi volevo mandare in onda tutti gli outfit completi di Chiara. Quindi guardate. Chiara. Allora, ragazzi, domani ho il saggio e ce l'ho pure dopodomani. Vabbè, però per domani ci prepariamo per l'ora. Sto preparando tutti i vestiti. Ovviamente, scusate amici, ma Chiara parla un pochettino così perché ha l'apparecchio. Ora ha l'apparecchio, quello che si mostra, guardate un po', quel pezzettino di ferro in più che gli verrà poi tolto tra qualche settimana e rimarrà solo più la placca nel palato. Vabbè, ora Chiara vorrebbe mostrarvi tutti gli outfit della serata del saggio. Anzi, ma ben due serate, giusto? Perché ci abbiamo quattro balletti e li vediamo in due giorni. Venerdì e sabato. Il primo outfit sarà Cats! Cats che significa gatto? Allora ve lo faccio vedere. Prima di tutto avremo il cerchietto da gattina. 3, 2, 1. Cats. Io voglio vedere bene tuo outfit. Allora, abbiamo, visto che non avevo i calzini neri, mi sono messa queste scarpine che erano di Diego e non le andavano. Il classico leggings nero, magliettina a maniche corte. Ecco, qua c'è la codina. Wow, la codina. Il papillon. Sì. E poi avremo ovviamente il puccio. Però sì, ora non me lo sono fatta. Vabbè. Poi il pezzo più importante sono le orecchie, troppo troppo belle. Ovviamente ragazzi non ho le orecchie, è un cerchietto ragazzi. Guarda, ma che lo sapevano i nostri amici non da casa. Non sono mica una gatta. Vabbè, chi non l'ha ancora fatto iscriviti al canale. Secondo outfit? Sì, secondo outfit, ma io volevo chiedere ai nostri amici se Chiara è più bella con o senza l'apparecchio. Se Chiara è più bella con l'apparecchio, dovete lasciare un bel like e attivate la campanella. Vabbè, mamma, cabaret? Aspetta, come cabaret? No, mamma! Ma questo è... Non devi ancora vederlo, è una sorpresa. In quattro linee di armadio ce la vengo. Non riposarmi. Vabbè, 3, 2, 1. Qui! Mitico cabaret! Come il mitico? Ma fatti vedere la codina! Sederino. Ovviamente sotto alle culotte, le classiche mutandine per non far vedere assolutissimamente nulla, vero Chiara? Ma guardate un po' quanto è bello pagliettato! Ma non avete visto il pezzo forte? Come, il pezzo forte qual è? Le unghie! Chiara si è fatta le unghiette per il saggio uguale alla sua mamma. Ma hai copiato? Hai infranto le leggi? Io ho infranto le leggi? Ma hai copiato? Comunque si dice hai infranto la legge. Vabbè, e possiamo continuare o... Aspetta, questo cambio outfit è troppo bello. Mamma, che sei là? Sì. Via. Questo è
Proverbs. 3, 2, 1. No, vabbè, come hai fatto a cambiarti? Allora, questo è Bruce Brothers. Bruce Brothers. Ah, scusa, non riesco a pronunciarlo bene. Camicetta bianca, leggings nero e super fashion. Ah. A Bruce Brothers mette... come che si chiamano le mutande dei piedi? Le culotte dei piedi. No, vabbè, ragazzi, ma vi rendete conto Chiara stasera quante cose vi sta facendo Fatti vedere? Un pezzo. Eh? Vuoi farle vedere un pezzo? Allora aspetta che mi metto qui. 3, 2, 1. Ma quante cose belle stai facendo? No, vabbè, ma Chiara, ma sei fantastica. Ma dobbiamo prepararci per Singing the Rain. Dobbiamo prepararci per il Singing the Rain. Aspettate. 3, 2, 1. Ma... no, Chiara, ti sei di nuovo cambiata? E questa volta hai messo un vestito. Sì, guarda, sì, guarda, se era più attivo. Vabbè. Ma fantastica. Allora, vi devo dire una cosa. Ho un oggetto speciale, capito? Ah, durante questa esibizione? Sì. Ok. Però... non ve lo faccio vedere, dovrete vederlo quando faccio il saggio. Dovete stare molto attenti a guardare il video. Secondo me tu indosserai una borsa. Vabbè, dettagli. Mamma, allora, questo balletto era l'ultimo. Ora posso fare vedere nella mia pochette cosa mi porto? Certo, però io volevo dire una cosa. Allora, tutti quanti voi, oltre che lasciare un bel like, dovete scrivere qua sotto nei commenti. Cos'è l'oggetto misterioso che Chiara farà la coreografia con Aspetta. Questo vestito? Vi dico che si chiama Sing in the Rain. Pensateci, Sing in the Rain. Se avete visto metà pezzettino del film, visto che è un film, potrete capire che oggetto è. Bravissima, perché sceglieremo 10 bimbi o maschietti o femminuccia che noi seguiremo. Femminucce, hai ragione. 10 che seguiremo chi indovina l'oggetto misterioso. Mamma, non mi cambio per No, fai pure vedere che cosa ti sei già preparata. Allora, mettiti qua, amore. Comunque, ragazzi, chi non l'avesse ancora capito, Chiara giustamente va al saggio. Si preparerà, si truccherà, ovviamente. Mi truccheranno. Ovviamente, direttamente dietro il teatro. Quindi Chiara ha deciso di portarsi tutta quanta una pochette riempita esclusivamente da lei. È troppo bello della Sirenetta, vabbè. Sì, poi? Poi, gel per le mani che è sempre utile. Allora, questa palestra di Lagras è spettacolare, guardatela. Vediamola un po', perché Chiara non sappiamo ancora come si truccherà. Noi gli abbiamo dato una palette perché ricordatevi, cucciolini da casa, non dovete mai condividere i trucchi perché sono una cosa molto personale. Vabbè Chiara, buon saggio. E Chiara, cosa diciamo alle nostre macchiette e macchiettine? Buona visione. Buona visione. Andiamo Anzi, al saggio. Banda di Sanche. Vabbè Chiara, sono le 11 di sera, domani il saggio e avrai soprattutto le prove prima del saggio. Andiamo a dormire. E allora, Chiara è completamente tutta pronta. Fatti vedere. Vai. Dai, andiamo allora, andiamo tutti insieme. Andiamo. No, andiamo tutti insieme allora, dai. Andiamo. Vai. Andiamo. Allora, ecco a voi in pratica i dépliant con tutti i balletti. Infatti vedete tutti i balletti che faranno Chiara e la squadra di Chiara venerdì e sabato, sono praticamente uguali, però volevo mostrarveli perché sono troppo belli. E qua sono tutti gli allievi, compresa anche Chiara. Allora, siamo tutti pronti per andare alla super dancing di Chiara. No, super dance di Chiara, cioè il super saggio. Come sei? Sei contenta di andare? Sei carica? Hai paura di sbagliare? Andiamo? Sei pronta? Sei carica?
Andiamo! Allora amici, siamo al Teatro Chuck, dove Chiara farà le due serate consecutive di saggio, e ovviamente l'abbiamo già lasciata. Ovviamente noi tra un 40-45 minuti dobbiamo aspettare prima di poter entrare. Comunque ragazzi, quello è il teatro e ora andiamo a prenderci un caffè. Un caffè, quindi andiamo. E stasera ve la faremo vedere completamente tutta dall'inizio alla fine, sia tutto oggi, quindi tutto lo spettacolo di stasera, che tutto lo spettacolo di domani sera. Ci siamo seduti e Chiara sta già mandando i locali a papà. E ovviamente eccoli qua i biglietti, venerdì 16, ore 20:30. Chiara continua a sbirciarci dalla fessurina. E lei, eccola. Macchiette, macchiettine, super novità! Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia, oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione, il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystero. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo! Corri a vedere nuovi video fatto su YouTube. Ci sono Chiara e Diego, ma chi solamente tu. Insieme a mamma Giulia non ci fermiamo più. Il nostro mondo è questo, scoprilo pure tu. Viviamo dentro un film, ci sono quelli lì che provano a imitarci, sono solamente fake. Originali sì, non come quelli lì che fanno solo bla bla bla. L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi. Così puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi. La mia famiglia unita, un nuovo video arriva, ma chi solamente tu. Così non ho paura del nuovo personaggio, però non so chi è. L'estate sta arrivando, vivi insieme a noi. Così puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi. Care Diego, tutto vero. L'estate sta arrivando, vivi insieme a noi. Così puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi. Care Diego, in vacanza, il sole ci aspetta e per divertirci dateci retta. E poi sulla sabbia il mare ci guarda, fa troppo caldo, facciamoci un bagno. La scuola è finita ed è più lontana, è sempre domenica in settimana. Zero pensieri, tutto divertimento, adesso è tutto ok. Chiara e Diego, l'estate sta arrivando, vieni insieme a noi. Così puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi. Care Diego, tutto vero. L'estate sta arrivando, mi dica sì. C'è una pausa. Quindi fine prima? Prima pa? Pausa. Prima parte. Zia, aspettando la seconda parte. Tipo come il film. Sì. Fine prima parte. E ora aspettiamo inizio seconda parte. Oh, ma che tocco di patatina che sei. Wow, vabbè, iscrivetevi al canale se volete ancora vedere video senza la zia Vittoria. Un fazzolettino. Grazie. E papà Antonio chiede fazzolettine mentre che sto registrando il video. Wow, mocciolo check. Vediamo che papà Antonio ha disturbato la nostra... Chiara. La nostra mamma nonnetta. Chiara. E Chiara? Oh, come si soffia per il naso lui, aspettando la seconda parte. Intanto Chiara da dietro le quinte scrive a Diego. Cioè, ma ti rendi conto che sei al saggio di tua nipote e sei al telefono col fidanzato? Vittoria!
Vittoria? Siamo appena usciti di casa, ci stiamo recando al teatro dove Chiara farà la sua seconda serata di saggio. Sì, di saggio. Ovviamente cercheremo di farvi vedere tutto quanto, sperando di riuscire a farvi vedere bene Chiara. Ovviamente lei, essendo un grillino che salta da una parte all'altra, non è che si capirà molto bene, però noi comunque stasera registreremo tutta la serata e stiamo uscendo 10 minuti prima perché abbiamo intenzione di andargli a prendere, papà Antonio, un... No, non dovevi dirlo. Un mazzo di fiori. Sorpresa. Gli facciamo la sorpresina, lei non sa nulla, quindi quando glielo daremo ovviamente voi lo vedrete. Quindi andiamo a prendere il mazzo di fiori. Chiudi che c'è da guidare. Mettiti a posto. Si guida. A dopo. Diego, dove stiamo andando? A prendere il fiori per Chiara. Li scegli tu? Sì. Per tua sorellina? Stiamo andando in un fioraio e andiamo a scegliere i fiori. Oh ragazzi, sta tramontando il sole ed è fantastico. Guarda che bello che è. Rosso per Chiara? Abbiamo scelto l'orsacchiotto rosso. L'hai scelto tu, eh? Quindi se a Chiara non piace, se la prende con te, ok? Alla fine eravamo indecisi. Diego ha appena visto l'orsacchiotto, gli è piaciuto praticamente subito. E allora abbiamo scelto l'orsacchiotto rosso. Quindi ora gli stanno facendo il pacchettino. Anzi, Diego, fatti vedere, vieni, vieni, vieni. Vediamo un po'. Wow, è bellissimo. Chiara, secondo te sarà contenta? Sì.
sicuro, vero? Ok, quindi andiamo a teatro. Andiamo. Ed ecco qua il teatro completamente vuoto. No, no, dov'è? Dove siamo? M? Ok, M. Ecco qua, ci siamo appena accomodati. Stasera siamo messi in un posto diverso, che sinceramente a me piace molto di più. È più bello o più brutto? È più bello perché lo so perché. Perché siamo più alti? Sì, perché a me non ha testa di sì? Tipo una persona. Può arrivare fino a qua. E quindi... tu riesci a vedere bene. Sì, benissimo. Ho fatto su YouTube, ci sono Chiara e Diego, ma chi solamente tu. Insieme a mamma Giulia non ci fermiamo più, il nostro mondo è questo, scoprilo pure tu. Viviamo dentro un film, ci sono quelli lì che provano a imitarci, sono solamente fake. Originali sì, non come quelli lì che fanno solo bla bla bla. L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi, così puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi, Chiara e Diego. Sta arrivando, vieni insieme a noi, così puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi, Chiara e Diego, tutto vero. È bello divertirsi, ma la scuola è importante, bisogna andare bene, ricordiamolo sempre. Così potrai capire cosa fare da grande, ma adesso andiamo al mare, riposiamo la mente. La villa con piscina, la mia famiglia unita, un nuovo video arriva, manchi solamente tu. Così non ho paura del nuovo personaggio, però non so chi è. L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi, così puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi, Chiara e Diego, tutto vero. Diego, finita la prima parte, vai a prenderti qualcosa da mangiare? Niente, si stava addormentando lui. Andiamo a prendere Chiara, volevo che gli dasse Diego questo, ma purtroppo Diego dorme. Chiara, te l'ha preso tuo fratello? È più bello questo il mazzo di fiori? Ovvio. Si è svegliato, amore. L'ha messo lì, vai a farla ninna, te la sei abbracciata tutta? Oh, amori miei. Macchiette, macchiettine, finisce qua. Le due serate consecutive del saggio. Ci vediamo domani con un prossimo video. Siamo la ricerca con voi, con voi, con voi. Siamo la ricerca con voi, con voi, con voi. Nel bosco innevato e
iniziamo a cercare. Diego e Corro che ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi. Insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super.